Buongiorno a tutti, oggi mi trovo a Cutrofiano all'interno della farmacia Nova Galeno e accanto a me la dottoressa Maria Grazia De Benedetto. Buongiorno, ci conosciamo già, Ci conosciamo sì, già. da Allora, Maria Trieste. Grazia è una farmacista naturopata, titolare della farmacia Nova Galeno e le volevo chiedere, dato che in questo periodo è proprio di stagione, il raffreddore e la tosse, per le quali in allopatia non c'è un grande protocollo, insomma, guida. Volevo chiederti, ma come intervieni su questo tipo di problema? Noi interveniamo dal punto di vista olistico perché noi facciamo tanta medicina olistica e non la facciamo perché così ci piace il nome, No, ma per perché dà i moda, risultati. assolutamente sì. Quindi nella visione olistica la patologia influenzale, quindi includiamo tosse e raffreddore, le cose più comuni, si risolvono partendo dall'intestino. Perché questo accumulo di muchi che può portare a un naso tappato, anche orecchio, carico di muco e bronchi dolenti e sovraccarichi di muco si deve interpretare come un appesantimento intestinale. Quindi i muchi non gestiti dall'intestino per una necessità del corpo vengono mandati alle vie aeree per essere smaltiti da questi altri organi. Quindi come risolviamo? Risolviamo innanzitutto correggendo l'alimentazione, impostando un regime di dieta alcalinizzante che possa pulire il sangue, successivamente drenaggio epatico avvantaggia ancora di più questa soluzione e aggiungiamo dei rimedi locali erboristici come il ribes composto che stappa il naso in un secondo anche ai neonati ed è insapore per cui è facilmente somministrabile ai bimbi e la capelvenere composta che è una miscela di erbe in gocce quindi non ha zucchero e non c'è l'appesantimento intestinale conseguente e lo diamo per la tosse sia come calmante sia come fluidificante. Giusto. E E i risultati risolviamo, sono veloci? sono certo, ovviamente l'impegno del paziente è sostanziale perché è lui che deve cambiare il regime alimentare in quei giorni, però i nostri pazienti lo A proposito di fanno. muchi, c'è proprio un alimento da togliere, se non devo Certo, scegliere se uno. non due, quindi tutti i latticini e tutte le farine raffinate sono le sostanze che creano più muco a livello E intestinale. quindi poi dall'intestino arrivano le bronchi ai polmoni e alle orecchie, siamo tutti tappati. E gli organi motori si intasano. Va bene, grazie a tutti dell'attenzione. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale YouTube. Ciao! Buongiorno.